Nasce la collaborazione tra Medea e Arzigogolo, laboratorio artistico milanese di gioielli artigianali. L'obiettivo di Medea incontra Arzigogolo è quello di valorizzare la creatività femminile, sostenendo allo stesso tempo i centri antiviolenza, una sinergia che si concretizza con la vendita di gioielli, ovvero una collana e due tipi di orecchini, tutti anallergici. Sono acquistabili sul sito web dell'associazione o inviando un'email a me.deacontroviolenza@gmail.com. Che ci L'idea è tengono quella di utilizzare materiali di prodotti scarso pregio creando un prodotto esteticamente bello e con un prezzo democratico, spiega Isabella Polloni, fondatrice di Arzigogolo. Questo è stato un aspetto distintivo fin dall'inizio. I prodotti sono molto colorati, realizzati con tanti materiali diversi. L'acquisto sarà possibile fino a maggio 2022, quando Medea sceglierà poi un'altra realtà con la quale stabilire una collaborazione dalla durata di un anno. La partenza da materiali di scarso pregio, che poi vanno valorizzati, rappresenta il percorso che noi seguiamo con le donne, ovvero il ridonare valore e dare la possibilità di liberarsi e andare oltre, commenta la presidente di Medea, Sara Sclauzero. Troviamo sia importante portare avanti una cultura di genere parlando del mondo femminile, non solo di donne vittime di violenza, racconta infine Mara Maier. Con questo progetto vogliamo incontrare la creatività femminile perché quando alla donna viene data la possibilità di realizzarsi e mettersi in mostra lo sa fare molto bene. L'associazione è nata su iniziativa di un gruppo di donne con una lunga esperienza di lavoro nel campo dell'educazione e del sociale, accomunate da una formazione specifica sulla violenza. Ha iniziato ufficialmente la sua attività il 18 aprile 2009 e da allora è diventata un punto di riferimento per tutte le donne del territorio.